Buongiorno, eccomi qui con un'altra storia. Questa si intitola Buongiorno, scoiattolo. Nel bosco, una coppia di scoiattoli rossi ha fatto tre cuccioli: coda rossa, coda svelta e coda mossa. Mamma scoiattolo li accudisce e papà scoiattolo cerca da mangiare. I piccoli crescono e un giorno Coda Rossa chiede: Mamma, quando andiamo a esplorare il mondo? Mamma balza sul ramo ed esclama: Vieni con me. Con lei Coda Rossa impara la dolcezza dei frutti, dei funghi, delle noci e delle gambe. Coda Rossa chiede ancora: Papà, quando impariamo a correre sui rami? E papà esclama: Vieni con me. Con lui Coda Rossa impara a saltare e a scampare i pericoli, perché nel bosco di pericoli ce ne sono tanti. Mamma Scoiattolo insegna ai piccoli a fare buche in cui nascondere le ghiande per l'inverno. Ma gli scoiattoli rossi non hanno fatto i conti con Scoiattolo Grigio, un loro cugino grosso, bullo e prepotente. Scoiattolo Grigio arriva con la sua banda gridando: Il bosco è mio! E ruba le ghiande che Coda Rossa ha sotterrato. Coda Rossa però è furbo, non ha messo le ghiande in ogni buca e quei prepotenti si stancano presto di scavare senza trovare nulla e se ne vanno via. Arriva l'inverno e il freddo e la neve. Gli scoiattoli si rintanano nel tronco dell'albero. Ogni tanto Coda Rossa va a prendere una ghianda in una buca e poi torna a dormire. Quando primavera scalda di nuovo il bosco, tutti fuori! Gli scoiattolini sono cresciuti, saltano, giocano e rincorrono le scoiattoline. Coda rossa, coda svelta e coda mossa hanno trovato tutti una scoiattolina. Adesso nel bosco ci sono tre nuove famiglie e tanti cuccioli in attesa di crescere e scoprire il mondo. Fine. Come sapete, vi aspetto sempre in libreria. Un bacio. Ciao ciao!